Buonasera a tutti, sono Fabio Capizzi, è un piacere per me darvi il benvenuto qui in Mondadori Multicenter. Oggi scopriremo insieme perché ci sarà sempre un altro quando e perché sarà sempre e soltanto quello di Salvatore Rizzuto Delfio. Perfetto. Prima di iniziare, comunque, se me lo permettete, vorrei ringraziarvi perché vedo che siete davvero tanti e per noi è l'ennesima dimostrazione di stima e di affetto nei confronti di Salvatore e del suo altro quadro. Quindi da parte nostra direi un ringraziamento a tutti voi. Grazie. Anche un applauso. Vi dico subito che siete fortunati perché non dovrete ascoltare la mia voce tutto il tempo, in quanto accanto a me ci sono l'amico Filippo Versina, sì, lo spostiamo ancora un po', compagno di vita di Salvatore, con lui ha condiviso il lavoro e mille battaglie a favore dei diritti civili. Un applauso direi. Giampiero Caldarella, giornalista, scrittore satirico e anche l'autore, se non ricordo male, del famigerato striscione Love Milingo che tanto scalpore destò all'epoca della mostra sulla papamobile del futuro d'altro quanto. Ma avremo modo di parlarne più avanti, sia di quell'evento in particolare che di satira. Parli di satira, calmo tu. Questo che ho fra le mani è l'ultimo numero della rivista Mamma, numero interamente dedicato alla memoria di Salvatore Rizzuto Delfio, che all'interno ospita le meravigliose tavole di quest'uomo qua, Giuseppe Lobocchiaro, in arte Lobo. No, non fare così, dai. Anche con Lobo parleremo più avanti della genesi, del guerriero dell'edificio 17A e della rivista Mamma. Ora io mi faccio da parte e lascio la parola al presidente dell'Associazione Culturale Altro Quando, Filippo Messina. Vi ringrazio anch'io per essere venuti, innanzitutto siete numerosi, non me l'aspettavo, quindi grazie. Allora, come iniziare? Mamma, di solito è la prima parola che i bambini pronunciano nella loro vita. Può essere anche un'esclamazione di disagio, di timore, mamma. Ed è la rivista che oggi presentiamo. Quindi mi sembra la parola più indicata per iniziare questa conversazione, perché siamo a un nuovo inizio, stiamo tenendo qualcosa a battesimo, c'è una certa emozione e c'è presente mamma. Senza retorica possiamo dire che è presente anche Salvatore Rizzuto Delfio, è presente nel fumetto realizzato da Giuseppe, che sintetizza un capitolo del blog che Salvatore durante la sua malattia ha tenuto e dove esprime anche quello che è diventato il suo sogno artistico nell'ultimo periodo, cioè quello di scaricare come una zavorra la fumetteria, liberarsi e portare avanti quelli che erano sempre stati i suoi interessi, i suoi progetti in una forma nuova. Ancora prima di ammalarsi, Salvatore la fumetteria aveva iniziato a venire stretta. Si sentiva soffocare da dinamiche commerciali che negli ultimi anni erano andate diventando sempre più spietate, sempre più vessatorie, ingestibili. Quello che per lui era un sogno era diventato un incubo. E quindi meditava una fuga in qualche modo. Non credo di mancare di rispetto alla sua memoria se dico che Salvatore non è mai stato un vero commerciante. Salvatore fondò Altro Quando nel 1991 soprattutto per passione. Certo, era un'attività commerciale volta al proprio sostentamento, non si può negare. Ma lo spirito con cui l'ha plasmata e l'ha guidata fino alla fine era qualche cosa che andava al di là e che spesso non teneva conto minimamente della logica del profitto. E questo qualcuno lo potrebbe anche valutare come una scelta poco accorta, ma la verità è che non era neppure una scelta, era semplicemente Salvatore. Salvatore faceva quello che gli piaceva. Se gli piacevano cose fatte da altri, faceva di tutto per aiutarli a realizzarle. E questo spirito, questo entusiasmo, lui l'aveva trasfuso nella sua creatura, sempre con un atteggiamento presentato con un noi, mai con un io.
altro quando si trovò a diventare qualcosa di strano, più che una semplice libreria specializzata nella vendita dei fumetti, più che un posto dove semplicemente si vendeva e si comprava, era un posto dove si creava, un posto dove nascevano collaborazioni, un posto dove si sperimentava, un posto dove si osava. Se si parla con gli operatori di fumetteria di oggi, può capitarmi di sentirmi dire, per esempio, i fumetti di tale casa editrice che pubblica prevalentemente fumetti a tematica omosessuale, dal momento che è un argomento di nicchia, io non li terrò tutti. Rischio di tenermeli invenduti. Quindi i titoli più espliciti li prenderò esclusivamente dietro ordine del singolo cliente. Niente da dire. È probabilmente l'atteggiamento più pragmatico per un commerciante. Non era Salvatore e non era Altroquando, perché Altroquando, nella persona di Salvatore, oltre ad avere personalmente a cuore le tematiche LGBT, metteva avanti un'idea di divulgazione e di promozione di contenuti che di solito restano sommersi, e questo spesso a discapito del guadagno. Capitava anche di frequente, nei casi in cui Salvatore veniva intervistato, che Altroquando venisse scambiata per un'associazione culturale, quando in realtà era ancora un'attività privata. Ma non era un errore tanto strano, perché dopo tutto, già nei primi anni, Altroquando era andata assomigliando sempre più a un centro culturale piuttosto che a un esercizio commerciale, perché se una fumetteria organizza presentazioni dei fumetti che vende, questo è fisiologico della sua attività promozionale. Ma che una fumetteria organizzi mostre che non hanno nulla a che vedere con argomenti fumettistici, che sconfini nel pop, che presenti mostre fotografiche, arte gay, che ospiti installazioni artistiche, happening, tutte cose che potevano piacere o non piacere, ma già si andava oltre. Era un posto dove si sperimentava, un posto in continua mutazione. Mamma si è trovata nella nostra esistenza a fare il pezzo di strada finale. In un certo senso è stata una sorta di zona del crepuscolo che ha traghettato Altroquando dal vecchio al nuovo. E mentre Giuseppe realizzava il fumetto Il guerriero dell'edificio 17A contenuto in questo numero di Mamma e mi interpellava per chiedermi informazioni, io ancora non sapevo che tra i brani che aveva scelto di illustrare c'era anche quello in cui Salvatore parlava del suo sogno di cambiare l'attività e farla diventare un'altra cosa. Quindi è praticamente fatale che nel momento in cui Altroquando è diventato realmente un'associazione culturale, è naturale che, presentando questo nuovo corso, si presenti anche Mamma, una rivista che noi abbiamo tenuto sugli scaffali finché Altroquando era una fumetteria, prima di essere costretti ad abbandonare la bottega, ma che è una rivista talmente fuori del coro, talmente fuori dagli schemi di mercato classici, che è distribuita soltanto su abbonamento, e poi la teneva il vecchio Altroquando. Ci lavora Gian Piero Caldarella, che conosciamo bene, con cui siamo stati compagni di malefatte. Fabio ha ricordato l'episodio della papamobile del futuro e lo striscione del Domingo. Continueremo a essere compagni di monellerie, e non è un caso che Altroquando, proprio per la sua struttura particolare nel corso degli anni, abbia avuto il supporto e abbia collaborato con molte realtà associative palermitane, le più variegate, con il LEFT, con il quale ci auguriamo di continuare a collaborare nella sua nuova sede, con l'associazione omosessuale Articolo 3, con il Malossen, il Laboratorio Z, Libertaria, l'Arcigay e tanti altri. Quindi Salvatore aveva maturato l'idea di fare questo passo e uscire come da un bozzolo e trasformare quella che era la sua creatura, una creatura che era una sorta di chimera, un ibrido di tanti interessi culturali e di tanti progetti, una creatura mitologica, Altroquando, in un collettivo di persone che avesse la struttura di associazione culturale. Ma ora è il caso di parlare di Mamma, una rivista che condivide molti punti con l'ideologia, quella che è la filosofia altroquandiana elaborata in questi 20 anni da Salvatore, e per questo penso che ad avere
il know-how per farlo, scusate l'americanismo, siano le persone che ci lavorano dentro, dentro mamma, i suoi bambini. Quindi passo la parola a Gianpiero e a Giuseppe. Buonasera a tutti, è veramente un piacere, penso tipo che lo è anche per Totò, insomma, questo bel gruppo di persone che siamo. Allora, mamma, si parlava di mamma, il numero che è appena uscito, insomma, che è uscito da un po', è questo qui. Mamma fa 2-3 numeri l'anno, in realtà, e i numeri sono tematici, per cui questo qui, per esempio, è interamente dedicato alla morte. Alla morte come fatto sociale, naturalmente, ma anche come fatto individuale, ed è raccontato sia con storie, con storie a fumetti, quindi con quello che anche il linguaggio delle graphic novel, del giornalismo a fumetti, sia con delle illustrazioni, sia con dei fotoreportage, sia con delle ottime storie, delle infografiche. C'è un lavoro grafico anche molto molto bello, cioè basta far così giusto per rendersi conto di che cosa è. Cioè basta far così per vedere un po' la grafica, siamo lì praticamente, e vi rendete conto che in mezzo c'è, secondo me, il meglio della produzione a fumetti, ma non solo, che c'è in Italia. E lo dico con cognizione di causa perché, anzitutto, cioè, mamma e altro quando il connubio va bene, perché Carlo Cubitosa è venuto qui a Palermo, perché era già distribuita, perché sfogliando vi renderete conto, insomma, di quanto densi siano i contenuti. I numeri precedenti, questo qui per esempio è sulla paura, tutto quanto, quest'altro era sulla primavera italiana, poi ce n'è un altro ancora sugli uniformi, purtroppo ne ho solamente un numero, quindi al massimo chi vuole può sfogliarlo, insomma, finirlo in conto, giusto per capire di che si tratta. Mamma nasce un po' di anni fa, appunto, con Mauro Biani e Carlo Gubitosa. Mauro Biani è stato anche uno dei fondatori di Pizzino. Pizzino era una rivista che dirigevo 2005, 2006, 2007 e che ho fondato assieme a Leonardo Vaccaro e a Francesco Di Pasquale. E da lì sono venuti fuori, insomma, un bel po' di vignettisti, anche di autori di satira, di scrittori. È venuto fuori anche per esempio il Cangiano, che adesso è un po' il direttore artistico della rivista, è lui che si occupa della parte grafica, dell'impaginazione, tutto quanto. Sono tutte persone che potete vedere, insomma, anche nei numeri di mamma. Per dire, la prima copertina che abbiamo fatto con una vignetta era questa di Mauro Biani su Pizzino, ed era dedicata a Cuffaro. Diceva: piccolo Totò, che regalini chiedeste a Babbo Natale? Babbo Natale fa schifo. Quindi in qualche modo io Mauro lo considero un po' dei fondatori, adesso lo trovate sul Manifesto per esempio, e tanti altri sono passati da là, poi nei giornali altri che abbiamo fatto, dall'Unità al Male e così via. Naturalmente questo gruppo, diciamo, continuava a selezionare le persone che gli sembravano più interessanti come autori, e adesso che è un gruppo maturo, perché alcuni di loro sono 10 anni di strada insieme almeno, abbiamo fatto esperienze. Questa non è un'esperienza amatoriale, attenzione, non c'è niente di amatoriale qua in mezzo, è un'esperienza fatta da gente che lavorava, eppure chi picciola, come si dice a Palermo, che però quando c'è da fare delle cose, insomma, bene, senza condizionamenti, è fatta per far crescere un progetto, lo fa, e questo è il risultato. Dopodiché uno dice: mi piace o non mi piace. Secondo me vale la pena, anche perché poi i numeri sono veramente pochi, ed è, infatti io adesso ne prenderò anche un altro, perché qualcuno che ho paura che mi si sciupi troppo in fretta, diciamo, forza anche di farvi vedere. Stessa cosa si può dire, quindi dentro mamma c'è tutto questo impianto. Io in qualche modo ci collaboro da sempre e sono contento anche che proprio da Palermo sia venuto, dopo 15 anni che non si faceva satira su giornali, su riviste, sia venuta fuori una rivista, ad eccezione del Vernacoliere, come Pizzino, a partire dalla quale poi sono partite varie direttrici. E anche se oggi ne dico, ma non c'è più nulla, diciamo, di equivalente, resta il fatto che queste schegge impazzite sono ancora in giro per tutta l'Italia. E questo è un numero interamente dedicato a Totò,
Considerate che Cangiano è di Catania ma vive a Roma, Cubitosa è di Bologna e vive a Bologna, e Biani è di Roma, di Grottaferrata, insomma vive lì. Tutti gli altri sono sparsi per la penisola e ci sono anche interventi dall'estero, così come succedeva per Pizzini. E quindi il fatto di dedicare un numero interamente, perché al di là del documento c'è anche l'editoriale di Carlo, in cui questo viene detto a chiare lettere, perché questo numero viene fatto e viene dedicato insomma a Salvatore, questo significa che nonostante la miopia che è sempre la caratteristica della nostra informazione e della nostra società, ed è quella che non fa scorgere le cose che ti accadono, forse non è miopia, è una miopia diciamo al contrario, quelle che sono troppo vicine non le vedi. Quindi praticamente i percorsi che nascono da qui sono ben chiari, fuori, alle volte da quest'isola. Qui c'è sempre una certa difficoltà. Io adesso voglio fare un passo indietro e tornare allo striscione proprio di Aurelio, che nacque in un momento in cui naturalmente c'era un ospite di lusso a Palermo, cioè Papa Benedetto. Io ancora ho una maglietta, perché allora abbiamo fatto anche tipo queste cose qui, con per esempio ora mi spoglio in piedi così, questa, i miei pettorali non sono un granché, comunque la maglietta è questa, ed è praticamente, sono due chitarre disegnate dallo stesso grafico di Pizzino, Renato Vaccaro, ed è una distribuzione, forse ce n'è ancora qualcuna, sono cimenti, pochissime, stampate apposta per ripagarci, perché la nostra filosofia era anche con Pizzino, magari non ci guadagniamo, però non ci dobbiamo mettere di tasca, il che significa che tutto quello che si faceva doveva autofinanziarsi, non c'era bisogno né di mecenati né di sponsorizzazioni, non c'era pubblicità su Pizzino, non c'è nessun manno, questo è un altro costante che bisogna sapere. E allora con questi soldi abbiamo stampato una mostra che era quella sulla Papa Mobile del futuro, abbiamo comprato della scoffa, della vernice, eccetera eccetera. Abbiamo fatto anche un video, che se andate su YouTube e cercate Viva il Papa col pomodoro, c'è questo video che abbiamo fatto per l'occasione, aveva avuto 10.000 visualizzazioni allora. Però quando abbiamo appeso quello striscione lì, con su scritto non cornuto del Papa, ma con su scritto I love me vino, cioè una manifestazione di affetto nei confronti di una persona che ha avuto un suo percorso, come ce ne sono tanti, no? Allora è successo tipo un piccolo tilt da parte delle forze dell'ordine, che non sapevano tra i vaticani, tra gli italiani, che fare, finché sono entrati, hanno fatto irruzione una ventina di persone, hanno strappato lo striscione, non hanno rilasciato nessun verbale, tant'è che sono dei collezionisti, questo ho già detto, però stavano pigliando anche la mostra. Ma la cosa più interessante, Dio santo, è questa qui. Che io ho visto proprio ieri, se non sbaglio, ho messo su Alto Quando, mamma, presentazione, e mi uscì fuori uno di questi siti palermitani, che non mi ricordo, Blog Sicilia, o quale fosse, tipo, veramente non sono sicuro, ma erano tanti, mi ricordo che erano tanti allora, in cui tutti quanti si diceva: ma che cosa sono queste carnevalate? Ma qual è il diritto di offendere il Papa? Perché noi si sta offendendo il Papa scrivendo i vostri vini? No, è una mancanza di rispetto. No, vi fate solo pubblicità perché, bravi voi, così senza spendere una lira vi fate pubblicità, come se l'intenzione, come se l'obiettivo fosse quello. Tanto che la storia di Alto Quando, prima, durante e dopo, adesso che ne parliamo, è una storia di grandissimi fatturati e di grandi, tipo vacanze alle Maldive. Lasciamo perdere, diciamo, l'ignoranza su quello che è il contesto in cui si opera. Però quelle stesse persone così scandalizzate da una frase così innocente, sono state munte quando hanno saputo che tutte le puttane, tipo, che sono state pagate con i cachet di questo grande evento, girato in mano a tutto il sistema Giacchetto e così via, nel senso che quelle persone che si indignavano perché qualcuno aveva osato dire una parola non contro il Papa, ma che potesse dare anche un leggero fastidio, sono state mute, sapendo che con quei soldi c'erano politici e funzionari della regione siciliana che andavano ad escort. Tutto questo è uscito sui giornali, tutto questo non fa scalpore perché siamo a Palermo, i palazzi cadono, e allora tipo, che cosa si fa? Non è che si cerca di capire quali sono le situazioni critiche anche nelle scuole, no, assolutamente, si mettono due striscette e si fa poi l'operazione, perché noi siamo quei borghesi, siamo quei puliti praticamente, e allora capisci come a Palermo sa, molte cose sanno di vecchio, anche il sindaco sa di vecchio, un po' come Napolitano,
cioè è qualcosa, come dire, abbiamo paura tipo a fare un passo in più verso qualcosa che non conosciamo, ma allora pigliamoci pure Ciancimino, ripigliamolo tipo dalla tomba, tipo, e ci facciamo anche un bel revival in questo senso, senza nulla dire, cioè se non c'è quella possibilità di innovare, di essere presenti. Mentre Totò cosa faceva? Totò 10 anni fa, quando noi abbiamo fatto il primo numero di Pizzino, che era sul pizzo, ed era una cosa, questo qui, molti di voi magari l'avranno visto, che poi si apriva e diventava un manifesto. Noi in questo numero, con su scritto Pizzo Day, Racket Apro le Porte, anno di grazia 2005, l'abbiamo presentato da Totò, da Alto Guanio, e non solo da Totò, perché c'era Filippo e c'era Dino, ed era una squadra che lavorava tipo esattamente in sintonia, nel senso che io mi fidavo dell'uno come dell'altro come dell'altro, e loro si fidavano di me. Quando abbiamo messo questo qui davanti alla porta e ci è rimasto per un bel po', quando alla Ruccieria, sapete che sta lì dietro e tutto il quartiere facevamo, a quel punto nessuno ha detto ah, ma lo fa per un'operazione commerciale. Dopodiché, quando c'è da buttare palate di merda, diciamo tutti hanno il braccio bello palestrato. Questo per dirne un'altra cosa ancora che abbiamo fatto da Totò era pure la mostra su Lampedusa per Verrucchio sulla frontiera. Quella mostra nasceva in un momento in cui i ragazzi anche di Ascausa, con cui si cercava di aiutare per finanziare un minimo il percorso in quegli anni, parliamo di 2-3 anni fa, erano sotto pressione anche dalle forze dell'ordine per quello che succedeva lì, nel senso perché il favoreggiamento è sempre trovato, anche se salvi un uomo in mare la legge ti dice che sei un criminale. Cazzo, poi vai a vedere che in galera non c'è nessuno per corruzione, per concussione, cioè tutto quello che si mangiano e che manca nei piatti di chiunque, immigrati, non immigrati, tutte le persone, quello lì diciamo non interessa, però se esci fuori dal coro, e Alto Guanio secondo me era un posto fuori dal coro, allora ti devono rompere le palle, devi stare sicuro che ti romperanno le palle. Questo è il discorso, diciamo, la stessa cosa anche sulla grande intelligenza palermitana, che a volte snobba tipo posti come la Mondadori e altri ancora, perché qui ci stanno, diciamo, il signore, il cavaliere nero e altri ancora. Io questo qui l'ho portato dalla Feltrinelli e mi hanno detto non ci interessa, grazie. E io sapevo di cassieri che mi dicevano, lo continuano a chiedere in continuazione, ma volete portare queste copie? Arriva la Mondadori, c'era Maurizio, si pigliava le copie e le teneva al banco. E quando poi dovevamo andare a pagare la tipografia il mese dopo, i soldi che ci dava per la vendita di queste copie ci servivano. Però, Cristo, cioè, vogliamo dire, cioè, noi siamo quelli buoni, cioè, noi siamo la sinistra che ha le idee. Ma che andassero a fanculo, e spero che Totò, tipo, te la pensi come me. Trasposizione è diventato il guerriero dell'edificio 17A. Vorrei dire subito che questo fumetto è stato scritto da Salvatore, prima di tutto.
perché non solo perché i testi sono quelli che ancora sul blog è possibile leggere e che naturalmente noi dei quali ne abbiamo fatto un piccolissimo estratto, anzi invece è importante tornare sul blog e rileggere tutte quelle pagine per avere un'idea di chi fosse Salvatore, di chi è Salvatore. L'ha scritto ancora perché il fumetto contiene anche delle riflessioni che Salvatore ha condiviso con Carlo Dubitosa, che è poi lo sceneggiatore, e che Carlo ha sapientemente inserito nel discorso, nel parlato che Salvatore fa all'interno del racconto che poi io ho disegnato. Quindi, come dire, il mio apporto nella produzione di questo fumetto è piccolissimo. Salvatore ha scritto la storia, Carlo l'ha sceneggiata e io mi sono messo a disposizione per fare alcune immagini, immagini che erano nate già su invito di Salvatore. Salvatore in diretta, mentre pubblicava, mentre andava pubblicando i suoi racconti sul blog di Edificio 17A, ha chiesto a una serie di persone, una serie di disegnatori palermitani e non, di illustrare alcuni racconti. Ci ha fatto scegliere i racconti, questo io mi ricordo benissimo, tanto che io ho scelto i due che mi avevano particolarmente colpito, uno più legato a un suo racconto d'infanzia, uno più legato alla sua attualità dell'ultimo periodo. Carlo è stato molto abile nell'inserirsi in questo lavoro, che non aveva ancora le parole. Infatti le illustrazioni che avevo fatto erano praticamente l'illustrazione del bambino che guarda fuori dalla finestra, è un'illustrazione muta perché era a servizio del racconto. Carlo si è inserito in questo ragionamento ed è riuscito anche a fondere le due tavole che erano slegate tra loro e che adesso invece è possibile leggere come se fossero state pensate per stare tutte dentro alla stessa narrazione. Questa è una cosa di grande merito, per cui insomma il lavoro fatto da Carlo è stato molto, molto significativo. È normale che sia quando ho disegnato le prime, ma ancora non avevo, naturalmente Salvatore era tra noi, non avevo lo stesso trasporto emotivo, ma nel completarlo per me è stato molto difficile portarlo a compimento, tanto che Carlo ogni tanto mi diceva: ma noi dobbiamo chiudere il numero, che stai facendo? Cioè aspettiamo te e qualcun altro, forse aspettavano solo me, io non volevo affrontare le ultime due tavole. E come dire, è una sensazione che non so quante volte un disegnatore si trova a provare, perché non capita spessissimo di disegnare un fumetto su una persona, insomma, che hai conosciuto, una persona che hai amato e così via. Dopo che l'ho fatto, dopo che l'ho disegnato, devo dire che sono stato grato a Carlo nell'immediato e a Salvatore per avermi chiesto di fare le due illustrazioni iniziali, perché nel disegnare questa storia ho disegnato anche quello che per me era stato il rapporto con Salvatore e il rapporto con altro quando. Specie in una vignetta, mi ha divertito, mi ha fatto molto piacere disegnare, sì, la vignetta quella che c'è in basso, mi è piaciuto molto farla perché in questa frase di Salvatore dice: una parte integrante della mia vita era altro quando, la mia fumetteria, più messo tutto, anima inclusa. Forse per questo siamo stati quello che siamo stati, insomma, questa cosa per me è stato, come dire, ritornare al mio personalissimo rapporto con questa realtà che ho conosciuto negli anni dell'università e che tanto mi ha dato. Quindi, come dire, forse la vignetta in sé non lo racconta, ma a me dice molte cose, tantissime, tantissime cose, per cui, insomma, è difficile, insomma, dire più di quello che, insomma, in generale vorrei dire che sono molto grato a Salvatore per quello che mi ha dato e per quello che mi ha dato fino alla fine, fino a permettermi di raccontare questa storia. Che dire, sarebbe molto bello se al di là di queste quattro paginette il resto di Edificio 17A, il racconto per intero, il corpus di Edificio 17A diventasse una pubblicazione, diventasse un libro, raccogliendo
il lavoro di tutti gli altri disegnatori e vignettisti che hanno comunque, che si sono prestati, che qua sono appesi, sono presenti, perché, come dire, dentro queste quattro paginette non ci può stare tutto quello che invece quelle parole di Salvatore hanno raccontato. Insomma, sarei molto curioso di sapere che effetto vi farà leggerlo, ma naturalmente, insomma, ognuno lo leggerà per i fatti suoi, quindi non avrò questo piacere, però insomma vi consiglio vivamente di leggerlo, insomma, e spererei che guardandolo anche voi faceste un salto indietro su che cosa era Altroquando e cosa ha rappresentato, insomma, per tutti noi che l'abbiamo vissuto. Visto che in sala abbiamo anche un paio di autori, due di loro, che lo fa Pantera, Daniela D'Arguso, poi potete trovare opere di altri amici di Salvatore, Leo Ortolani, Claudio Stassi, Sergio Argozzino, Riccardo Rizzo in sala. Ah, ok, io non l'ho ancora identificato, salutiamo anche Riccardo Rizzo, vi invito poi a ammirarle con attenzione. Adesso io vorrei chiedere invece a Filippo, in quanto presidente dell'associazione Altroquando, quali sono i progetti futuri dell'associazione? Poi capisco che o io non riesco a parlare a questo microfono oppure hanno tentato di sabotare me. Devi usare il metodo di Gian Piero. Che è quello di spegnerlo e parlarvi indirettamente, che lo preferirei anche, in effetti. Farò così. Gian Piero è un mutante, un misfits, quindi ha risorse che non so se riusciamo a riprodurre. Allora, i programmi dell'associazione Altroquando, l'intenzione è quella di riprendere più o meno là da dove ci eravamo interrotti. Come dicevamo, l'Altroquando di Salvatore Rizzuto Adeggio, per quanto mi riguarda, l'unico Altroquando che può esserci a Palermo, perché è stata una cosa talmente particolare, talmente personalizzata, che sarebbe veramente un peccato e uno spreco se questa eredità non venisse raccolta e venisse banalizzata, ricordandola soltanto e riconducendola a una logica di attività commerciale. Sarebbe, oltre che un peccato, sarebbe ingiusto e barbaro. Al di fuori di quattro pareti che è un locale, negozi. Esatto. L'intento è quello, dicevo, di riprendere da dove ci si è interrotti, continuando a promuovere quelle iniziative ibride, variegate, che Salvatore con il suo Altroquando aveva proposto per oltre 20 anni. Quindi non l'idea, l'istinto, la trovata istintiva di Salvatore era stata quella di partire, sì, dal suo pane quotidiano, dal suo lavoro di ogni giorno, che erano i fumetti, e trattare con i fumetti, per trasformare questa forma di cultura popolare in una sorta di grimaldello per parlare anche ad altro, per allargarsi ad altro. E poi la nostra storia personale ci ha avvicinato alle tematiche LGBT, alle battaglie per i diritti civili, a certe battaglie politiche, e alla divulgazione, alla controcultura. Quindi abbiamo già un, non dico un calendario perché alcune date devono ancora essere definite per ragioni tecniche, ma uno dei nostri prossimi eventi sarà proprio una mostra tematica LGBT, nella fattispecie è dedicata alla sottocultura LGBT degli orsi, che a Palermo mi piace pensare abbiamo un posto ganato noi, il gruppo Orsi Siculi, che negli ultimi anni ha preso un po' piede a Palermo e ha cominciato a organizzare i suoi eventi, è nato ispirandosi ai nostri eventi e venendo ai nostri eventi. Quindi, per chiudere il cerchio, proporremo quella che è stata la nostra prima mostra tematica Gay Bear. Verrà a Palermo il fotografo Gianni Rauso, in arte Gian Orso, che nell'ambito del mondo LGBT è il fotografo italiano più popolare di questo genere, e allestiremo una mostra con i suoi nuovi lavori al nuovo locale di via Candelai, Hot Club. Ma abbiamo in mente anche molte altre cose, stiamo ricevendo proposte da altre associazioni che sicuramente ascolteremo, e abbiamo anche delle sorprese in serbo, vedremo in che misura e con che tempistiche sarà possibile proporvele, qualche cosa che sconfinerà anche nella performance quasi teatrale, perché, come dicevo, abbiamo avuto anche delle vicinanze con altre realtà associative, altri gruppi. C'è qui presente in sala qualcuno del collettivo Abbattuare, con il quale abbiamo già cominciato a collaborare, che anzi ringrazio
per avere dato a noi di altro quanto la possibilità di cominciare a fare qualche cosa già al di fuori della fumetteria e di portare avanti qualche cosa che era assolutamente in linea con quella che è stata la filosofia altrobandiana. Quindi ci saranno, si parlerà di fumetti, ci saranno altri incontri in cui si parlerà di fumetti, in cui intervisteremo autori interessanti, in cui andremo a scomodare autori meno noti ma che secondo noi hanno cose da dire. Continueremo a occuparci dell'arte gay e della promozione della cultura LGBT e di tante altre cose, essendo sempre aperti come un osservatorio, perché nel nostro statuto, come già nell'indole, nel carattere salvatore, c'era quello di guardarsi intorno, scoprire che cosa c'è intorno, secondo noi, secondo la nostra sensibilità, di meritevole, di interessante, e che ha bisogno magari di una mano o di qualcuno gli cammini accanto per emergere e essere portato avanti. Quindi senza entrare nel dettaglio ci sarà questo. Poi avremo un aspetto, continueremo a occuparci di fumetti in un senso anche un pochino più commerciale, nel senso che continueremo in qualche modo a vendere fumetti, in quanto associazione culturale lo potremo fare per legge esclusivamente ai nostri soci tesserati. E quindi accetteremo ordini di fumetti e praticheremo uno sconto interessante che sarà del 20%. Presto divulgheremo altre informazioni per questa attività e divulgheremo un calendario di reperibilità, perché abbiamo cominciato a fare un censimento delle realtà associative che hanno un locale disponibile, e non avendo ancora una nostra sede ufficiale, e saremmo reperibili in determinati giorni a settimana in un posto o in un altro. Presto sul nostro Facebook, sui nostri siti, daremo notizia di questo e la cosa acquisterà una maggiore concretezza. L'altra notizia è passata così, ma non è neanche una cosa da nulla. Sì, io non lo voglio usare più, mi perdonerete, spero che la mia voce arrivi comunque. Urlerò, perché il 20% sul costo, sul prezzo di copertina, penso che sia già qualcosa di abbastanza forte e innovativo per quanto riguarda la vendita dei fumetti, almeno qua in città. In città se ne sa altrimenti. Non vorrei che passasse così tranquillamente come se nulla fosse, perché va a rompere un po' vecchi schemi. Vi porto dietro il retaggio di Salvatore e trascurava gli aspetti commerciali. C'è bisogno di reali sognatori e non bisogno di mercanti realisti. Mi sembra pure giusto. Filippo prima ha parlato di malefatte comuni, volevo sapere da te se invece ne stai già preparando qualcuna o pensi che... No, mi fai la faccia da... No, non hai sorprese per noi? Scusa, no. Sono a riposo da un po', diciamo, quindi spero presto, però direi in mente nulla. Nessun prossimo manifesto, striscione, dobbiamo prepararci? Un po' prima che appendessimo ai Corni Vingo, sempre nel palazzo, insomma lì, però due balconi sopra, c'era un altro lenzuolo che diceva: il mio voto non è in vendita, ma giusto per sapere tu quanto mi offri. Questa è una campagna che abbiamo fatto per la vendita responsabile del voto. Trovate anche le tracce su internet di questa iniziativa. E quindi è andato in Sicilia, è andato in tutta Italia, ma anche in Germania, in Svizzera, insomma, molta gente ha aderito e l'impegno era quello di fare il suo striscione, appenderlo alla finestra, anche a Lisbona, e mandarci le foto. Noi abbiamo fatto una galleria, una cinquantina di foto. Da qualche parte ci sono, per cercare, perché allora anche Repubblica Nazionale ci fece un pezzo. Ma molta gente ha detto troppo, perché sono arrivate anche delle proposte serie o hanno divulgato? Io per esempio in quel periodo stavo in via Bandiera e ogni volta che mettevamo uno striscione, diciamo, o meglio, un giorno sì, un giorno no, ce lo riportavano dentro, ma dava un po' fastidio sta roba, così come dava un po' fastidio Pizzino. Adesso sì, ci sarebbe molto da fare, ci sarebbe molto da fare, però cioè, è successo, io veramente non ho, cioè, è come se avessi perso la bussola, cioè fino a ieri hanno condannato un ex presidente della regione, Lombardo, per dire. Abbiamo un immobilismo totale che secondo me è esponenzialmente più grande quando ci sono partiti o coalizioni che si avvicinano tipo al, è evidente da tirarsi, però è così. Nel senso che quando ci stava Cammarata sembrava che comunque ci fosse una voglia di desiderare qualcos'altro. Adesso è come se non si desiderasse niente.
questo per quello che riguarda la città. Per quello che riguarda la regione c'è un anche là io faccio fatica, perché trovo delle cose interessanti e delle cose assolutamente che non riesco a capire. Per quanto riguarda il paese mi sembra l'opera dei pupi, nel senso che il napoletano fa il pupano e questo tipo va via uno, insomma, arriva il pupo Monti, poi va in scena il pupo di Poletta, poi va in scena il pupo Renzi, insomma, ma non si capisce chi sarà il prossimo pupo, sulla base di che cosa, noi che cosa stiamo a fare, cioè il pubblico pagante siamo, senza avere nessun diritto, diciamo, di dire anche interrompiamo sto spettacolo. Cioè, che cosa ci aspetta in questa situazione? Poi la timidezza che si ha, cioè veramente tutto diventa resa maestà in questa situazione, come se fosse una questione di pedigree, cioè chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Non vedo minimamente, cioè ora non per essere pessimisti, però dico da dove si comincia in questa città? Cioè da dove si comincia? Cioè, ci sarebbe, come dire, da una domanda da un mio idolo. Sì, anche la sensibilità che c'era nel 2004-2005 quando abbiamo cominciato sto giornale sui temi dell'antimafia è crollata, non c'è più Provenzano, non c'è più, cioè il Matteo Messina Denaro non interessa, alla regione sembra che siano tutti puliti, al comune pure, cioè intanto in questa città si continua a capire come la storia tipo del Papa che arriva a Palermo, sistema Giacchetto, che i giornali, e lì parliamo, qui c'è un altro editore, per esempio, che è Marco Di Dia, che fa sul Quacido, che è un altro giornale molto interessante che si fa a Palermo, che andrebbe sostenuto, per esempio, che andrebbe sostenuto e che va, come è un gran bel esperimento, che va in più lingue, che quindi, cioè, porta anche il punto di vista che nasce qui, così come succedeva per Pizzino, così come succede anche per Mamma, che nasce altrove, porta un punto di vista fuori. Sono iniziative da sostenere, così come una libreria, come altro quanto. Io non riuscivo a capire che in un territorio così delicato come la Ucciria, dove non ci sono punti propulsori di cultura, un cazzo di comune ha la responsabilità di capire che un posto va sostenuto o no, o deve solamente tirare fuori soldi quando vengono i grandi eventi perché ci sono 1 milione di euro da dare per mettere le transenne, o 500.000 euro perché ci sono tipo i vigili da pagare in Istria. Che caspita di città è questa? Quando poi si lamentano tipo che la gente tipo si spacca le bottiglie in testa nel centro storico o fa altro. Se qualcuno tenta di andare in un'altra direzione con un lavoro che è quotidiano, praticamente non solo non esisti, ma se è il caso, cioè appena esci fuori dal seminato cominci ad avere anche altri tipi di controlli che non sono fiscali. Cioè cominci, io quel giorno lì a Romivingo mi sono visto cambiare la password tipo nel giro di niente, cioè non riuscivo manco ad accedere tipo alla mail, per dirne una, cioè, ma poi per quello che succede, cioè ogni esperienza di, ma neanche resistenza, perché non si tratta, cioè io posso pure farmi la mia vita e per non farmi il fegato amaro dico ti ignoro, no? Però cerco di farmi la mia vita. Non puoi fare manco quello, perché appena non sei intruppato, incammellato assieme agli altri cammelli, diventi pericoloso per il solo fatto di esistere. E allora la cultura, che dovrebbe essere diversità, e anche questo cazzo di mestiere che dovrebbe essere pluralismo, diventa fotocopia. Cioè se sei fotocopia agli altri, cioè al modello che in questo momento ci serve, un Checco Zalone, un Fazio Fabio, e un, allora tipo puoi, come dire, sperare di avere un picco posticino, eccetera eccetera. Oggi anche nel fumetto come funziona? Funziona che, per carità, i grandi sono bravissimi, io li conosco tutti, Stein, Altan, LK, persone con una sensibilità enorme e con un'esperienza enorme, però è mai possibile in un paese come l'Italia, dove un Presidente della Repubblica viene riconfermato a 86 anni, a 85 anni, e anche per i vignettisti c'è Giannelli a 80 anni, mentre alcuni che sono veramente bravi, e non solamente quelli che fanno satira, che venivano da Pizzino, da M, un Marco Tonus, un Franzaroli, ma per dire anche uno Zero Calcare, Giuseppe, un Natani, ma ce ne sono veramente tanti in questi anni, ne ho conosciuti, di gente sui 30, alle volte ho sentito chiamare giovani, Fabri che aveva 50 anni, io fa 50 anni, 25 anni che pubblica, ha cominciato con Frigidere e con Pazienza, e ancora tipo gli danno tipo il premio a Forte dei Marmi, chiamandolo giovane perché l'età media dei premiati ha 75 anni,
perché a giro ci vanno praticamente gli Staino, i Giannelli e i compagni, chi certo che è giovane a 50 anni, ma voi immaginate pazienza se doveva fare 30 anni di gavetta, cioè non avremmo detto niente praticamente, non avremmo detto niente, si estingueva prima, e questa è la logica di oggi praticamente, cioè oggi pur conoscendo, pur sapendo di persone che hanno le qualità per raccontare, perché poi non è solamente un discorso i vecchi devono farsi da parte. No, il mondo, la società è qualcosa di eterogeneo, c'è l'esperienza, va bene, e va bene quel punto di vista, ma solamente quel punto di vista ripetuto, cioè che tutti quelli che disegnano o scrivono sui giornali debbano essersi formati negli anni 50 e 60, questo è o 70, e non ci sia spazio per nessun altro, perché come dire tutto è ben stretto, tutto questo è intollerabile, però tutti tengono famiglia. Chiaramente da parte non si fanno, ma è possibile che un punto di vista altro non interessi? Cioè io faccio fatica a capire, ora sto facendo per esempio da qualche settimana con dei ragazzi di 10-11 anni, sto facendo tipo delle lezioni tipo di giornalismo, faccio fatica perché non so che cosa pensano sti ragazzi, cioè già sono 30 anni quasi più piccoli di me, anche con i ventenni faccio fatica. E questo a 88 anni come Napolitano o Giannelli a 82 anni dovrebbe sapere che cosa un ragazzo di 20 anni o io stesso posso pensare nel momento in cui vedo tipo si parla di inquinamento oggi, ma tanto lo risolviamo d'estate, poi ce ne parla su Repubblica di oggi, d'estate poi ne parliamo dell'inquinamento, ma Cristo, ma perché non spegnete ste macchine ogni tanto che si trovano le cose sempre, perché non andate con macchine più leggere? No, il problema dell'inquinamento è sempre degli altri, come sempre con pensieri vecchi, sempre con pensieri superati. Perché poi una parte di società che funziona c'è, è come se c'è, però devi stare lì, cioè non ti devi muovere, devi essere cornuto e mazziato, come hai detto io, perché se